8 giorni senza acqua e con l'incubo della neve, a casa di Fiorenzo e Rosalia, non sono mancati momenti di paura e apprensione. Provvidenziale, il loro abbraccio, unico rifugio e fonte di vita per Angelo, il 16enne figlio disabile, bisognoso di cure e assistenza continua. Un'emergenza diventata drammatica con il trascorrere delle ore, con i rubinetti per più di una settimana a secco e gelo che insidiava e minacciava le campagne di Contrada Verzani, dove abita la coppia, una zona distante, alcuni chilometri dal centro, su un colle isolato e impervio, dove quando cade la neve si alza il livello di allerta e pensare che a meno di 20 metri dalla casa di Fiorenzo Prizio e Rosalia Gravanese è situato il serbatoio d'acqua che rifornisce tutto il paese. Una beffa per la coppia di San Mango che per 8 giorni non ha avuto la possibilità di utilizzare un goccio d'acqua. È stato l'amore di Angelo a darci forza, rivela commossa Rosalia. Rosalia Gravanese, tanta neve ma soprattutto senza acqua per 8 giorni, una situazione sicuramente molto grave, di estremo disagio, considerando che avete anche un ragazzo diversamente. Sì, per lui più altro, perché per me, pur che non mi lavo, non è la fine del mondo, però lui quando ha le sue esigenze fisiche comunque lo devo pulire perché porta il pannolone, lo devo cucinare, non è che può mangiare cose come le mangiamo noi, cioè questo è il problema. Quindi per 8 giorni senza acqua? Sì. Poi che è successo? Dopo 8 giorni insomma? Sì, poi l'hanno messa a singhiozzo, però la sera la toglievano, il giorno la mettevano un poco però. Ma adesso c'è un poco, però c'è poca pressione pure, nonostante tutto che l'hanno messa. Tra l'altro adesso con la neve la situazione è diventata ancora più disagiata. Sì, no? Sì. Perché siete rimasti quasi isolati. Sì, infatti. Nonostante l'impegno del comune. Sì, no, per il fatto del comune ha pulito tutti due volte al giorno, cioè è passato il trattore, ha fatto tutto il suo dovere, non è che ce l'ho col comune. Perché anche quando ho chiamato il comune mi ha dato disponibilità per vedere perché non mettevano l'acqua, cioè non me la posso prendere con loro. Sì, abitate in questa zona, tra l'altro ci diceva il signor Fiorenzo, adesso mi avvicino anche da lui, che il paradosso è che c'è il serbatoio dell'acqua vicino. Ma quello è un problema tenerlo vicino l'acqua, perché la vedi e non la prendi. Non la puoi bere, utilizzare. È perché sta proprio vicino, capito? State riempi prima tutte le tubature fino a valle e poi si prende sopra. Questo è il problema, questo è un problema, diciamo, sì, che sta sempre, pure in estate, sta sempre questo qua, non si può fare quasi niente, cioè si deve solo soffrire, diciamo. Voi lavorate la campagna e quindi diventa ancora più difficile. Non si può fare niente, che si può fare? Si deve solo sopportare. Con la neve, senza acqua, come avete fatto per 8 giorni? Con la neve è peggio pure, perché tu non puoi neanche uscire per andare a prendere una tannica d'acqua o queste cose qua, capito? Cioè non ti puoi manco... Per 8 giorni come avete fatto a resistere? Forse per amore del ragazzo? Ma ha detto, diciamo, sì, cerchi di cucinare con 1 litro d'acqua, cerchi cose più così. Questo vi preoccupa, perché comunque c'è un ragazzo che ha bisogno assolutamente di cura e attenzione. Certo che deve bisogno. Quindi l'acqua diventa fondamentale. Poi sembra una stupidaggine, ma l'acqua è proprio fondamentale. Cioè, tante cose si deve lavare, si deve fare tante cose. E poi cucinare. Cioè, poi stai in campagna, non è che stai in tuo paese. Allora non è che uno poi esce fuori, va al supermercato e compra 100 piatti di plastica, 100 bicchieri, capito? Cioè tu hai difficoltà pure per... Perché quello... fate lavorate? Questo... E lavoro un po' in una fabbrichetta così, ti dà mannanza, che sei da fare? Intanto volevo sentire anche Teo che ci ha accompagnato in questa zona particolarmente isolata rispetto a San Marco, come si chiama? Sì, vabbè, questa è Contrada Verzari, effettivamente la zona un po' più... Vicino Poppano. Esatto, vicino Poppano, che è una frazione comunque di San Mango, che poi alla fine diciamo più vicino a Paternopoli che a San Mango stesso. E niente, comunque bisognava fare un appello affinché insomma venisse accolto da qualcuno, visto e considerato la problematica che loro stanno comunque vivendo in questo periodo. Ecco, voi come Misericordia che tipo di attenzione riuscite a fornire a un caso di questo tipo? Senza acqua, con la neve, una famiglia che resta isolata, con un ragazzo che ha bisogno di cura. No, beh, noi quello che insomma possiamo, nelle richieste insomma che riceviamo, noi siamo sempre a disposizione per tutto, insomma, e qualunque cosa possa servire, noi
ci troviamo sempre pronti, con neve e senza neve, insomma, quindi non ci poniamo il problema delle condizioni avverse del tempo. Ecco. Poi, soprattutto quando ci sono le persone dializzate, voi comunque dovete garantire il soccorso, perché diventa ovviamente indispensabile questo tipo di attenzione. Sì, vabbè, è normale, come è capitato pure insomma in questi giorni, che abbiamo collaborato molto con l'amministrazione comunale, che ci ha dato supporto proprio per far sì che insomma tutti i dializzati venissero accompagnati in ospedale. Colgo l'occasione comunque per ringraziarli, perché effettivamente hanno rischiato anche loro sulla neve, ecco, e si sono messi a disposizione. E Angelo, cosa possiamo dire? Visto che tu sei di casa. Angelo è un pacioccone, io lo ricordo da quando era proprio piccolo, sono anni insomma che lo teniamo, diciamo, tra virgolette, con noi. È un tenerone, un ragazzo tenerone. Quindi diciamo il messaggio va anche alle istituzioni, pensate a ragazzi come Angelo, a famiglie come quella che ci ha accolto a braccia aperte quando ci sono delle emergenze, soprattutto quella lì. Sì, vabbè, è normale, giustamente loro hanno fatto delle segnalazioni, però penso che insomma come tante saranno state insomma parole campate in aria. Io quello che dico è proprio alle istituzioni, ovviamente, di non dimenticarsi di queste persone, perché poi effettivamente un conto è che una famiglia normale resta senza acqua, un conto avere un bambino con delle problematiche di questa maniera, che ovviamente ha bisogno, ma non solo dell'acqua, parliamo dell'acqua adesso per dire acqua, ma di tante altre cose, quindi praticamente di stare un po' più attenti su queste cose. Forse è stato l'amore, mi avvicino a Rosalia, a compensare le mancanze di questi giorni. Sì, è vero. Senza acqua, tanta neve, l'amore per Angelo, sì, però ha fatto la differenza. Sì, sì, è vero. Sì, è vero. Una coppia giovane, la vostra, che lotta, tra l'altro, in una situazione sicuramente precaria, visto la contrada come isola. Sì, e comunque non lascia nemmeno per un millimetro. Pure Angelo lotta. Sì. Ma poi queste scorte d'acqua siete riuscite in qualche modo a recuperarle da qualche parte? Come no, avete fatto? No, è perché la neve non è stata sempre, cioè, mi sono riuscito al supermercato a comprare bottiglie d'acqua, cosa, se no come facevi a cucinare? Almeno per cucinare, perché ti serve, oppure per te lavare i denti, capito? Cioè, sì. Cioè pure, sembra una cosa stupida. Tra l'altro purtroppo puoi usare l'acqua proprio sporca per lavare i denti, dici. Purtroppo il bollettino meteo annuncia altre precipitazioni. Speriamo che finiscano, speriamo che finiscano. Se stiamo guaiati qua. Sì. Sicuramente poi diventa una situazione ancora più drammatica. Certo, certo. Che forza vi dà un ragazzo come Che forza vi dà? Che forza, che fine che tieni a dire una forza, quando la tieni, giuda, sì, vabbè, no. Aspetta, sentiamo Rosalia, diciamo, che forza vi dà Angelo? No, è vero, perché se ti arrendi tu, lui che deve fare? Lui è sorridente. È perciò. È giocherellone. Sì, sì, no, lui ci vuole un sacco di bene, noi vogliamo un sacco di bene a lui. È lui che dà la forza. Sì, perché ci dà la voglia di continuare a lottare e a vivere per lui. E poi l'amore di una mamma, sì, è straordinario. Sì, è vero. Se non ci stesse lui sarebbe finito anche per me. Cioè, è l'unico modo perché sono attaccata a lui, no? Sì. E vabbè, Fiorenzo è andato a prendere l'acqua pure con lui. Vabbè, ma quella è un'altra cosa. È un altro tipo di è un altro tipo di affetto, sì. Sì. Diciamo che è più forte Angelo, va. Sì. In questo senso, sì, basta che mi guarda e mi cioè, è un'altra cosa. È tutta la tua vita. Sì. Credo pure per Fiorenzo, perché sì, con il tempo poi ti impari a voler bene le persone, non è che più ti sembra strano, ma più tempo passa più ti attacca. E poi io credo che tu sia un papà orgoglioso, perché è un ragazzo splendido. No, non mi vuole bene e non mi e la cosa è che non chiede mai niente. Ma vuoi dire che chiedi più tu che no, non chiede mai niente, non mi chiede mai niente. Non chiede mai niente. No, niente, non mi chiede mai niente. Cioè, quello che gli vuoi dare gli dai. Rosalia, a questo punto chi è che chiede di più? Forse più Fiorenzo? Sì, è più lui. Sì, sì, fai capricci. Sì, no, è vero, sì.
Lui Angelo che gli dai a mangiare mangia, Pascal si cucina, non ci stanno problemi. Lui fa il difficoltoso, dice sta cosa non la voglio, questa non la voglio. Insomma, più che lui è viziato, coppa queste cose, ma Angelo no. Molto spontanea la signora. Intanto si annunciano purtroppo altri giorni di maltempo e probabilmente ci sarà anche un'altra carenza idrica. Che appello vogliamo lanciare proprio per prevenire? Io spero che non ci rimangano più così perché fa schifo. Oh, che è rischioso pure, Fiore, no? Senza acqua purtroppo ci sta questa possibilità. Dici, ma almeno che farebbero un paio di giorni sì, un paio di giorni no, un paio di giorni. Cioè che alternavano le cose. E stare 8 giorni senza acqua. No, poi non ce la fai più. In questa zona quante abitazioni ci sono? Poco, quante famiglie? Poche, 4, 5. Questo è il problema. Voi lavorate pure la campagna, avete gli animali? No, tengo animali, non ne ho animali. No. E se no con animali poi diventava ancora più un'odissea. No. Cioè, no. Va bene. Allora speriamo bene. Speriamo che fanno un paio di giorni sì, un paio di giorni no. Suggeriamo all'Alto Calore Servizi di utilizzare, di dosare l'acqua da queste parti. Perché se poi fanno mezza giornata sì e mezza giornata no. Almeno ti danno il tempo di andare a fare la sport. Noi non la prendiamo mai perché stiamo sopra. Allora, fino a che si riempie il tubo, ci passano quelle 3 a 4 ore, 6 ore. Noi siamo senza acqua, se quella aprono e la chiudono in 6 ore. Cioè, è meglio così un paio di giorni sì, un paio di giorni no. Istruzioni per l'uso, lo giriamo questo appello al presidente dell'Alto Calore Servizi, De Stefano, che lo conosciamo per sensibilità e grande cuore, quindi per questo ci permettiamo. Attacca la mattina l'acqua, io la tengo dopo mezzogiorno qua, poi la stacca nei 4, 5, cioè non la tengo mai l'acqua. Invece si fanno un paio di giorni, almeno uno, tiene un giorno sì e due in uno. Sì, adesso chiudiamo con Rosalia con Angelo e niente, speriamo allora di rivederci quando magari non ci sarà la neve e ci sarà tanta. Pure io spero, E sempre poi a fianco ad Angelo. Sì. E comunque complimenti perché hai il cuore di una mamma coraggio, proprio per questo ti apprezziamo ancora di più. Grazie. E diciamo che il serbatoio dell'acqua sta a pochi metri dalla sua abitazione. Eh sì, un centinaio di metri, sì e no. E purtroppo... Come abbiamo detto prima, durante l'intervista, purtroppo lei vede l'acqua virtualmente. No, la sento. Virtualmente. Se sì, mi metto con l'orecchio sulla catrama, uno sente l'acqua che cammina. E che percorso fa quest'acqua? Non si ferma a casa sua? Che per 8 giorni siete stati senza. No, perché poi tengo l'attacco sopra il tubo. Quindi essendo sopra si deve riempire tutto il tubo. Non si riempie. E voi rimanete senza acqua, insomma questo è un problema, perché prima l'abbiamo segnalato già, adesso siamo proprio vicini. Ovviamente il problema è di questa zona. Perché insomma in paese. Insomma c'è stata la comunicazione dell'Alto Calore dove dicevano che veniva sospesa insomma, l'erogazione dell'acqua dalle 20 alle 6 del mattino, però fortunatamente in paese l'abbiamo avuta, non se n'è andata. Però in queste contrade 8 giorni sono tantissimi. 8 giorni senza acqua con un ragazzo che ha bisogno di cure, insomma. È un po' dura, vediamo dove sta il serbatoio. Così lo mostriamo anche ai nostri amici, ai nostri telespettatori. Certo, pure l'acqua, vedi? Sì, un attimo così di silenzio, così lo sentiamo con il microfono. Ormai Fiore è diventato un incubo per te, stacco. Riconosci pure il rumore, te la sogni pure la notte. No, è perché quando sento un rumore vuol dire che è vuoto il serbatoio, perché sbatte l'acqua, capito? Invece quando uno lo senti vuol dire che è buon livello. Ah, quindi sei diventato proprio un tecnico. Sono tecnico nella proprio dell'acqua. Nella difficoltà sei diventato il tecnico, il guardiano dell'acqua. No. Quindi ogni tanto ci metti l'orecchio per sentire a che punto stiamo. Capisco le esigenze che hai in Alto Calore, diciamo che non riesci a soddisfare. Ma il nostro è solamente un appello, una segnalazione. Capisco benissimamente. Non ci
sono critiche e polemiche, solamente una segnalazione, per questo ci siamo recati a San Marco. Purtroppo se poteva, diciamo, mandarlo un paio di giorni alla settimana, due o tre giorni alla settimana. Sì, l'abbiamo anche detto prima. Teo, ma ci sono altre contrade che hanno problemi, hanno avuto crisi idriche, problemi di erogazione? C'è stato qualcuno, ma niente di particolare praticamente. Proprio solo di qua, poche ore, questa è la zona maggiormente interessata. È proprio questa qua. Perché poi, insomma, il problema già l'ha spiegato pure Fiorenzo qual è, che loro pure, anche se fanno l'apertura dell'acqua, fino a che scende e poi risale per riempirsi, insomma, lui l'acqua non la vede mai praticamente. Sì. Colgo a balzo l'assist che mi fornisce in questo momento il cameraman Luciano, perché ti ha illuminato l'imparetto, ma la luce ci sta qua. Sì, no, la luce c'è. Teorema ci sta. La luce c'è. No, la luce c'è. Vedo ancora un po' di... No, c'è la luce. Ah, vabbè, almeno questa. Ci sta. Guarda che nonostante l'emergenza della neve, ti posso garantire che secondo me siamo molto fortunati. Perché comunque la nota lì è... No, certamente c'è da dare atto all'amministrazione, su questo non ci piove, perché comunque hanno fatto di tutto per far sì che, insomma, tutti riuscissero a muoversi dalle case. Quindi, rispetto ad altri comuni, vedendo le immagini, insomma, che avete mandato in onda, siamo nell'oro. Vabbè, allora meglio così. Teo lo sa che noi ci teniamo in modo particolare a San Mango, un comune che si è riuscito anche a risollevare dalle macerie del terremoto del 1980. A proposito, Fiore, tu abitavi qua in quel disgraziato novembre? Abitavo nella parte più a valle, là l'acqua non mancava mai. Quando c'era il terremoto, quindi... No, non mancava mai. Nell'80 non mancava là. No, perché mi trovavo verso il fiume. Ah. Cioè, tutta la, tenevo tutta la mia, tenevo 200-300 metri i tubi sempre pieni. E guarda un po' il destino come crudele. 100 metri sempre pure. Nonostante hai il serbatoio a fianco, a casa. Tanto tenia lontano il serbatoio, era meglio. Certo, la misericordia con il terremoto, l'emergenza nel 1980. La misericordia è nata proprio dalle macerie, e a San Mango possiamo dire che c'è un baluardo molto presente. Sì, siamo molto molto presenti. Beh, c'è da dire che effettivamente la prima misericordia, diciamo portata, diciamo così, da Giovanni Cini, insomma, che conosci molto molto bene, era destinata proprio a San Mango sul Calore. Poi per varie vicissitudini tra amministrazione, insomma, delle cose, insomma, che c'erano prima, fu spostato ad Avellino, perché altrimenti la prima misericordia proprio nel sud Italia sarebbe nata qui a San Mango sul Calore. Adesso c'è un presidio particolarmente attrezzato della misericordia. Sì. Fortunatamente questo grazie soprattutto all'impegno dei volontari e alla popolazione che comunque partecipa. Si è stretta attorno a voi. Esatto. Noi stiamo tornando a casa di Rosalia, nel senso, tra poco ti salutiamo, anche perché presumo che tu, e mi auguro che tu domani debba lavorare. Speriamo. Perché hai paura della neve o della disoccupazione? Della salute. Dai, speriamo. Che tipo di lavoro fai? Lo possiamo dire? Io sono dei depuratori. Quindi stavo acqua e depuratori. Tu abiti nell'acqua. Abiti nell'acqua e purtroppo, insomma, hai fatto un buco nell'acqua perché non sei venuto ad abitare in una zona dove non c'è l'erogazione idrica. È come quelli che stanno al mare e manca l'acqua. Noi siamo quasi arrivati. A quant'è distante il centro di San Marco? Centro, facciamo fare un po' da cicerone, di assistenza. Una ripresa, se si riesce a vedere, cioè proprio è dal lato opposto, cioè praticamente qua sotto è Paternopoli, c'è cioè Poppano qua sotto come frazione e poi dall'altro lato c'è Paternopoli, cioè San Mango è dall'altro lato praticamente dove sta. Ecco, quindi diciamo che noi ci troviamo più verso la zona di Paternopoli. Paternopoli, esatto, che Poppano, insomma, è frazione di San Mango, però alla fine loro stanno molto più spostati verso Paternopoli, verso, diciamo, anche sul luogo sano.
Lugosano pure, stiamo vicino. Samango effettivamente è la zona più lontana, sì, tra i due comuni, tra Paternopoli e Lugosano, Samango è il più lontano praticamente. Insomma, ci troviamo in questa zona isolata, a metà possiamo dire tra Paternopoli. Sì, più della metà. Volevo in qualche modo essere diplomatico. E volevo fare un'ultima domanda, magari la faccio a entrambi, prima a te. Ma il piccolo angelo che viene custodito con l'amore, il grande cuore di una mamma e il coraggio del papà avrebbe bisogno anche di un altro tipo. Tutti i giorni pure da custodire, non è, dice, è come quando uno costituisce una cosa, diciamo 8 ore al giorno, una cosa, no, 24 ore al giorno devi osservarlo una persona così, non è che poi lascia sole, diciamo 8 ore. No, e come fai? Avresti bisogno comunque di un'assistenza più mirata, più continua? Va bene così, nel senso voi genitori... Va bene pure così, va bene pure così. E questa è una bella cosa, quella che dici. Sì. È vero, Teo, tu che sei loro, uno vicino. Loro per Angelo hanno tantissimo affetto, tantissimo, insomma, è pure... Noi lo vediamo perché comunque lo portiamo al centro a fare delle terapie, insomma a passare delle poche ore, ma loro per il bambino hanno un amore eterno, un amore spaventoso. E questo ci fa piacere, Angelo non si tocca allora, è la forza di tutti, vabbè, ci ho fatto pure conoscere oggi, Angelo. Ok, noi siamo arrivati, se non sbaglio, a casa. Adesso Angelo che farà? Si mette... Niente, che può fare? Sì. Vabbè, si sta può mangiare qualcosa, si va a letto, che può fare? Questo può. E tu gli stai vicino, con tua moglie, no? E che fai? E nei momenti difficili magari, sai, c'è la misericordia, qualcun altro. Speriamo l'alto calore pure che possa sentire questa pelle. Grande persona il nostro amico, lo so che è dura, però hai le spalle corazzate e forti da quello che si intuisce dalle parole che ci come dice. Come te detto, finché ce la facciamo, andiamo avanti, quando ce la facciamo, sembra avanti, ci fermiamo. Ok, io ti do un bacio, vorrei dare tanto a Angelo, lo do a te, visto che Angelo adesso sta a Calduccio, qualsiasi cosa a disposizione. Io non ti conosco, io non ti conosco. Cioè, i dati mi sono un poco diversi. Sì, adesso come sono più antipatico. No, vabbè, non mi sono fatto la barba, sono il cappello. No, sempre giù per su. Questo è un grandissimo complimento. No, perché là sembra una cosa più artificiale. Vabbè, sì, più un bambolotto. No, più artificiale. Meglio così, più artificiale, meglio così, grazie. Io e Teo ci conosciamo invece da anni. Da anni, sono anni, tanti anni. Non proprio, però insomma ci manca. Lui ultimamente si è dato da fare anche per la cavalcata di Sant'Anna, perché poi si manca, sì, insomma, ricordi l'altro inconveniente, insomma, è qua. Però sì. L'unica cosa è che però noi ci vediamo solo quando succede qualcosa e dovremmo vederci. Ci siamo visti alla cavalcata di Sant'Anna. A luglio. Ci siamo visti. A luglio ci siamo. Però questa è una cosa, diciamo, negativa. Poi abbiamo scoperto anche il grande cuore di due persone, di due genitori modello, possiamo dire. Sì. È un piccolo angelo che davvero merita l'amore di tutti. Ti ripeto, io insomma conosco loro, conosco il bambino, sono persone veramente speciali che fanno di tutto per Angelo, ma nel vero senso della parola.